Signori, buongiorno. Vi ringraziamo di questa magnifica manifestazione organizzata da Bruno Mancini e da Roberta Panizza. Sono felice di stare con voi. Io sono Angela Maria Riveri, presidente delegata Dina Ischia e Italia. E ho il piacere di portare i saluti di Silvana Arbia, giudice, del presidente del genocidio del Ruanda, sta a Venezia, poteva venire anche lei. Purtroppo le condizioni atmosferiche non le hanno permesso perché Venezia è allagata, non si possono prendere neanche gli aeromezzi e né il treno. Quindi porto i suoi saluti. Porto i saluti per gli dispari di meglio. Da Flora Rucco, la vicepresidente della DILA, e da Manasserri, che sono. Manasserri è la presidente dell'IBDAT, e quindi porto i suoi saluti anche da Flora Rucco, la vicepresidente sia della DILA che dell'IBDAT. Di Milena Petrarca, presidente dell'Associazione Internazionale Latina New York, e anche presidente delegata Regione Campania Dila. Poi porto i saluti di Giuliana Sorai, Andrea Del Buono, anzi lo ringraziamo, il nostro dottore Del Buono è un medico internazionale, si occupa per la salvaguardia della salute e per la lotta contro i tumori, altrettanto anche Giuliana Sorai della Campania. E porto i saluti di Alfonso Correri, un noto architetto di Latina internazionale, molto amico anche di Bruno, che non poteva venire, e anche da Cecilia Solaces. Cecilia Solaces, che è la presidente dell'Associazione Orchidea Latina Messicana. Ecco, quindi ringrazio ovviamente anche quest'anno Bruno, Roberta Panizza, ma in modo particolare Mario Ceroli, che grazie a lui abbiamo questa bellissima antologia, Magari un'emozione, con la sua opera. Mario Ceroli è un grande personaggio e mi fa piacere spendere due parole anche su lui. Mario Ceroli ha operato a livello ambientale anche negli edifici sacri, curando l'arredo della chiesa di Porto Rotondo nel 1971. Di Santa Maria Madre del Redentore, di Torre Bella Monaca a Roma nell'87 e San Carlo Borromeo al Centro Direzionale di Napoli 1990. Autore del proprio ambiente di vita e di lavoro, Ceroli ha raccolto alle porte di Roma uno spazio di 3.000 metri quadrati i suoi lavori, una sorta di casa-museo. Luogo straordinariamente suggestivo per il numero oltre 500 e per la qualità dei suoi lavori ivi raccolti. Una forma di museo embrionale in continuo mutamento e accrescimento, egli fermamente intenzione di aprire al pubblico onde renderlo vivo, proibile, utile, infine stimolo e modello a vantaggio delle più recenti generazioni di artisti. Quindi noi lo ringraziamo vivamente. Do adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la presidente dell'associazione ADA, e con cui collabora con la DILA del NISAV. E ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando. E speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola a lei, Dalia Bocalfa. Grazie, buongiorno a voi. Allora, sono Dalia Bocalfa, presidente della sede operativa DILA in Algeria,
eppure ho l'associazione ADA, pure Angelina, che ha la sede a Brina, la mia città, dove vivo io, e vi ringrazio a voi presenti e ringrazio Bruno e tutta la squadra Brina. Quindi vi leggo adesso il premio delle arti grafiche, si sente? Ah, ok, adesso sta bene. Allora, quindi, il premio delle arti grafiche. Al quinto posto, Liga Sara Lapinska, con 669 voti. Il secondo e il quarto posto sarebbe Aileen Odin Arts 1 con 697 voti. Il terzo premio a Maurizio Pedace 1, 819 voti. Valerian Bressi, opera numero 2, con 1023 voti. E al primo posto Mirjana Milanovic, opera numero 2, con 1967 voti. Sarebbe il primo posto per le arti grafiche. Complimenti del premio 8 milioni, certo. Per il premio narrativa, Andrea Giostra, con il titolo di Donna Vita, con 64 voti. Al quarto posto, nostra amica, cara nostra, Angela Maria Tiberi, con il libro, con il testo di Ritorno alla Terra, con 73 voti. Al terzo posto, Liga Sara Lapinska, Fiaba Rossa, 81 voti. Al secondo posto, per la narrativa, Adriana Iltinie Cerri, simbolicamente il fulmine, 341 voti. E al primo posto abbiamo Alessandro Corsi, La balata del mare incantato, con 345 voti, e lascio la parola a Maria. Bene, due parole su Alessandro Corsi. Alessandro Corsi, vincitore del primo premio sezione narrativa 8 milioni, ha il diploma di maturità magistrale, ha maturato diverse esperienze lavorative operando pure come assistente sociale, seguendo persone con gravi disagi e non vedenti. Ha pubblicato 19 volumi tra poesia, narrativa, saggistica, teatro ed oltre 450 raccolte liriche. Ha ottenuto oltre 950 riconoscimenti. Allora, per il premio musica, il quinto posto è a Valentina Gravic, Tecla, 54 voti. Il quarto sarebbe a Ivan Di Fabiani, con Nessun Dorme, con 54 voti. Il terzo sarebbe a Eva Strazzina Besam, con il titolo di Besam, 94 voti. Il secondo posto è a Nicola Pantalone, Il brivido più lungo, 115 voti. Il primo posto è a Abdelmel Zawel, con la chitarra, e mi ricordo che ha sognato la canzone di Zina. Adelman Zerwell è un giovane ragazzo algerino che suona la chitarra e ha imparato, per dire, che la chitarra l'ha imparato da solo. Ha suonato la chitarra da quando aveva 4 anni, era piccolino. Adesso sta prendendo corsi di musica e ancora sta studiando, è bravissimo. Canta e suona, è una meraviglia, quando si sente ci dà brividi, molto. Ok, allora, quindi siamo adesso al premio giornalismo. Allora, al quinto posto abbiamo Adriana Iltinie
cieli, simbolicamente la scrittura, con 103 voti. Il quarto, ancora Adriana infittimi e cieli, simbolicamente Ischia, con 103 voti. Si sente meglio. Allora, il terzo posto è Alliga Sara Lapinska, le canzonette, con 108 voti. Il secondo premio di giornalismo è a Angelo Maria Tiberi, La vera amicizia, 207 voti. E il primo posto è a Silvana Lazzarino, ha fatto un'intervista con Adriana Iftini e Ceroli, con 339, La parola a Maria. Allora, anche per Silvana Lazzarino diciamo due parole per illustrare chi è questa nostra amica. Silvana Lazzarino è nata a Roma, dove vive e lavora nella pubblica amministrazione. Dopo la laurea in lettere si è dedicata al giornalismo, con particolare attenzione a recensioni di film e mostre d'arte. Tra le collaborazioni in questo campo vanno ricordate quelle con Radio Vaticana e con il quotidiano il giornale. Attualmente scrive recensioni di mostre d'arte e di eventi per alcuni periodici online. Scrive anche sul quotidiano cartaceo Il Dispari, che esce a Napoli e a Ischia, allegato allo storico quotidiano Il Mattino di Napoli, e sulla rivista trimestrale Eudonna, edita da Insestante di Maria Via Ciardi. Ha scritto inoltre la prefazione al libro Sex Appeal, pubblicato nel 2015 dal fotografo delle dive Bruno Liniero. Di notevole interesse geografico sono tutte le interviste rilasciate a lei in esclusiva, con le quali Silvana Lazzarino ha definito caratteri e comportamenti artistici e sociali di numerosi e importanti personaggi pubblici, quali Vincenzo Savarese, giornalista sportivo, Elisa Barone, avvocato e scrittrice, Clelia Loppi, collezionista di icone, Patrizia Canola, pittrice, Milena Petrarca, pittrice, Angela Maria Di Belli, poetessa. Vasta e qualificata è stata la sua collaborazione nel settore delle mostre d'arte italiane. Articoli, comunicati stampa e cataloghi, pubblicati a sua firma, compaiono nella divulgazione di importanti e prestigiosi eventi artistici e culturali italiani. Accanto all'arte e al cinema, Silvana Lazzarino, socia sostenitrice dell'associazione Da Ischia all'Arte di ENA, ha la passione per la poesia. Pertanto ha partecipato a diversi concorsi di poesia, giungendo in finale e ottenendo importanti riconoscimenti in gran numero di casi, tra i quali ci piace indicare il secondo posto assoluto ottenuto alla quinta edizione del Premio Internazionale di Poesia a 8 milioni, con la poesia Il Bacio. A diffusione della sua attività poetica ha pubblicato 3 raccolte di versi: Cosmogonia, edito dall'edizione di Progetto Cultura del 2013, Oltre le immagini, tra visione ed emozione, edito da Pagine nel 2014, e La seduzione dell'immagine, dall'arte ai versi poetici, Alba Gonzales, Patrizia Canola, Mie Muse Ispiratrici, edito dal Centro Tipografico Livornese e editore nel 2017. Allora, per il giornalismo comincio a fare casino. Mi sono scordata di leggere il terzo premio, che sarebbe a Daniele Bartocci, con gli investimenti digitali, 204 voti. Adesso andiamo al premio di recitazione. Il quinto posto è a Chiara Pavoni, Volteggio, con 131 voti. Il quarto, Adriana Iftini e Ceroli, con Ombra Rossa, 220 voti. Il terzo premio, Katia Massaro, In un carcere ammazzano un uomo, 227 voti. Il secondo premio è a Antonio Bencarini, Il Vollo Verticale, 269 voti. E il primo premio è a Chiara Pavoni, Erotismo, sì, 860 voti. E lascio la parola a Angela Maria Tiberi. Chiara Pavoni, prima classificata al premio di recitazione 8 milioni. Donna vera, bella, esuberante, sorprendente. Come sua attività tutto ci aspetteremo, tranne che leggesse le triste malinconie
di giovani autori e le oltrevalenti composizioni poetiche di autori poco noti. Eppure il mondo eterogeneo dell'arte è così. Chiara Pavoni è così. Chiara Pavoni è un'artista. Abbiamo avuto modo di conoscerla durante la celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia, presentata alla Galleria Micro di Roma di Paola Valori, con la perfetta organizzazione di Maria Pia Ciachi. In quella occasione Chiara si fece apprezzare per l'intensità emotiva con la quale lesse alcune poesie degli autori di provenienza internazionale invitati all'evento, tra cui due poesie tratte dal volume From 1 di Bruno Mancini. Ora Chiara, nei ritagli di tempo che riesce a sottrarre ai suoi numerosi impegni professionali, è impegnata alla preparazione del video che la vedono protagonista di letture di prose e poesie selezionate dalla presidenza di Dila. Il curriculum professionale di Chiara Pavoni è ricchissimo di esperienze formative che vanno dallo studio professionale della danza classica, contemporanea e jazz, allo studio delle percussioni, passando alla scuola di teatro di Bologna e per i corsi di arti sceniche e video presso l'atelier della costa ovest di Castiglioncello. Sono innumerevoli sue partecipazioni teatrali come regista, coreografia, attrice e ballerina, sì come reading di molte città d'Italia, le attività televisive come conduttrice e attrice, i corti e videoclip inseriti in produzioni cinematografiche. E io devo aggiungere che è stata stupenda nell'interpretare la mia poesia dedicata a Frida Kahlo nella presentazione dell'Associazione Internazionale Orchidea presso l'Università Valdese, la mia poesia dedicata a Frida Kahlo. E ringrazio anche la nostra brava Milena Verratta che ha fatto una mostra importantissima su Frida Kahlo insieme a un'altra artista molto brava, quindi ringrazio loro di aver vissuto queste ricche emozioni a Cecilia Solaces e la sua organizzazione. Andiamo con il premio 8 milioni di poesia. Al quinto posto abbiamo Adriana Iftimi e Ceroli con poema 1, 531 voti. Il quarto premio Antonio Fiore, Dove finisce il cielo, 565 voti. Il terzo Silvana Lazzarino, Dove sussurra il vento, 3.535 voti. Il secondo premio è a Aldo Gallina, il premio, 3.823 voti. E il primo premio di poesia è a Adriana Iftimi e Ceroli con il titolo di La mia mente, con ben 4.022 voti. Complimenti Adriana. Complimenti. Allora, parliamo di Adriana Iftimi-Ceroli. Coraggio, determinazione, profonda sensibilità e un'innata curiosità sono state le motivazioni principali che hanno accompagnato Adriana Iftimi, scrittrice e poetessa bella, colta, sensibile, amante della letteratura e della poesia. Nata in Romania, Adriana nel suo percorso di bambina, giovane donna e madre, ha saputo cogliere gli aspetti positivi della vita, nonostante la sua infanzia e adolescenza siano state dolorose e difficili per la critica situazione familiare e l'atmosfera del regime. Sotto il regime di Ceausescu ha dovuto trovare in se stessa quella forza ed energia per fare di ogni suo giorno un'opportunità per essere felice. Curiosa da sempre, fin da piccolissima, e farle compagnia non erano giocattoli o bambole, bensì i libri della libreria del padre, tra i quali Proust, Schopenhauer e Zola. E così già ai 4-5 anni riusciva a leggere i testi di letteratura e filosofia con cui trascorreva molti pomeriggi. Lo studio è stato importante per la sua formazione culturale e personale,
Attenta e interessata per argomenti che apprendeva a scuola, Adriana si mostrava molto portata per le diverse materie fin da elementari, quando ho scoperto una particolare predisposizione per la poesia, con dare vita alle proprie emozioni e stato d'animo. A 6 anni ha scritto la sua prima poesia intitolata Il cuore è una foglia. Caduto il regime Spadria e dopo diversi spostamenti, incontri e esperienze come fotomodella e nel cinema diverse fiction, giunge a Roma, dove vive da 25 anni con i figli, Alessia e Kevin, e il suo compagno maestro Mario Ceroli, scultore noto al pubblico per il cavallo alato posto di fronte alla sede Rai di Saxa Rubra. Ceroli è anche autore di 4 chiese, una a Porto Rotondo, una a Torre Bella Monaca, una a Napoli, una all'Istituto Superiore di Polizia e tante altre opere qualificate in Italia e nel mondo. Adriana è autrice di una sceneggiatura, pubblicato 2 libri e vinto un premio internazionale di poesia con Inina Pierduta, scritto completamente in italiano. Un libro che ha ricevuto molte testimonianze di stima ed apprezzamento da parte di personaggi illustri, tra i quali vanno menzionati Paolo Villaggio, Luca Cordero di Monsecolo e Bimbe di Maria. A fine novembre 2018 è uscito il suo libro Poesie, dove sono inserite opere di Mario Ceroli, con prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore. Andiamo con Domenico Umbro e Raffaele Pagliarudi. Sì, e sentiamo la musica. È vero? Sì, dopo. Allora, vorrei fare un'introduzione a questi due bravissimi maestri. Domenico Umbro ha svolto gli studi musicali presso il Conservatorio Ciauce di Nocera Tennese e presso l'Accademia Italiana di Clarinetto di Perugia, sotto la guida del maestro Ciro Scarponi. Oltre al compianto maestro Scarponi, si è perfezionato nella tecnica del repertorio del clarinetto, sotto la guida di maestri Guido Arbonelli, Fabrizio Meloni, Francesco Giardino, Giuseppe Garbarino, Alessio Vigano e Pasquale Lorenzo. Ha studiato direzione sotto la guida del maestro Jacob De Angi, del maestro Renato Lacerri in Grosso, tenente, colonnello e direttore della banda della Guardia di Finanza. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, sia nella categoria di clarinetto solista che come primo clarinetto solista in formazione orchestrali, sia in gruppi di camera, ottenendo sempre brillanti risultati. Dal 2012 collabora con il maestro Guido Arbonelli all'interno della situazione Namaste Clanet Quartet, esibendosi in varie città tra cui Taormina, Catania, Messina, Togliano, Bevagna, Perugia, Villafranca, Roma, Adria, Rovigo, Caverzere. Poi parliamo di Raffaele Pagliaroli. Raffaele Pagliaroli è musicista, flautista e sassofonista. Nato a Puntignano Bari nel 1981. Ha iniziato gli studi presso la scuola musicale CRSEC, sotto la guida del maestro Giuseppe Ballardi, allievo del celebre maestro Nino Rota. Terminandoli presso il conservatorio Nino Rota di Monopoli, dove sotto la guida della maestra Laura Jacobelli si è diplomato in flauto, intraprendendo contemporaneamente lo studio del sassofono con il maestro Walter Arcangeli. Ha partecipato ad alcuni corsi di direzione
e strumentalizzazione per la banda tenuta dal maestro Maurizio Belli, direttore della banda di Polizia di Stato, ed ha frequentato il corso di strumentazione e direzione per la banda sotto la guida del maestro Paolo Adesso e didattica della musica presso il Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli. Ha partecipato a molte masterclass tenute da illustri musicisti del panorama musicale internazionale. Ha collaborato un concerto con famosi personaggi nel campo musicale italiano, dal classico leggero, vanno citati Cadia Ricciarelli, Barbara Cola, Nicola Martinucci, Andrea Totanelli, Mario Rossini, Nutros, Silvio Mezzanotte. Insieme all'intensa attività musicale e concertistica, dall'ottobre 2007 ricopre il ruolo di direttore artistico dell'Associazione Culturale e Musicale Orfen di Turi Bari. Raffaele Pagliarulli ha formato con Domenico Umbro il duo giamenese, subito invitato all'Associazione di Rischi all'Arte d'Ira a partecipare all'edizione 2019 del Book City di Milano, proponendo alla Lamagna della SIAM un inedito programma musicale con brani appositamente scritto dal maestro Roberto Brandini per l'evento 8 milioni che vedrà protagonisti il 16 novembre 2019. Oggi. Gli artisti finalisti delle sei sezioni, poesia, letteratura, musica, arte grafica, giornalismo e recitazione, finalisti dell'omonimo premio. Poi devo dire ancora che Domenico Umbro, per terzo anno consecutivo, sarà presente qui, cioè oggi, al Book City di Milano 2019. Come musicista dei progetti culturali presentati dall'Associazione dei Rischi all'Arte d'Ila. Infatti ha proposto concerti da solista nel novembre 2017 nell'Auditorium del Museo delle Culture, MUTEC, e nel 2018 ha suonato sia nell'Aula Magna della Società di Incoraggiamento Arte e Mestiere SIAM, sia nella Tutorial di Mari Culturali Urbano. Quindi il suo soggetto in biografia sono presenti in diverse antologie, pubblicate da Bruno Mancini e Roberto Melizza, tra le quali vanno citati Una pagina con emulsione, editrice sestante Maria Piaciati, e Penne Matite, anch'essa edita sestante Maria Piaciati, con la collaborazione Silvana Lazzarino. Con Raffaele Pagliarulli ha proseguito il duo giamenese e ha già in calendario numerosi concerti a Milano, Torino, Giovenna e Svizzera a partire dall'ottobre 2019. Quindi ringraziamo questo grande personaggio, Domenico Umbro, perché è con noi, fedele, e anche Raffaele Pagliarulli, che ci faranno sentire prelude all'antico stile Leon Ornstein, menuetto all'antico stile Leon Ornstein, Soggiorno di uomini stanchi di Roberto Brandini, La forza di Ignazio e Roberto Brandini, Adagio di Giovanni Beethoven, Adagio. Okay. Grazie dell'ascolto. Thank you.
quale ci presenterà Neri e Santina Amici. Scusatemi. Libro di Roberto Brandin. Roberto Brandin. Eseguiremo adesso Soggiorno per uomini stanchi sulla musica di Roberto Brandin. È una composizione per flauto, clarinetto e zibelonne e voce recitante. Grazie. Qui siamo tutti amici, ci vediamo reciprocamente. Grazie anche a Bruno Mancini di questo bellissimo evento. Al nostro presidente, un applauso. Accenderete la vita come un bagliore.
pesante, gelante, sfregiante. Quando avevo altri anni ho lasciato la madre, lei non so. Come gancio al labbro stupisce, tradisce, scurisce. Quando avevo più anni ho lasciato mio figlio, lui era grande. Come bruco fra frane, intanato, stordito, immoto, in questo giorno d'afa ho lasciato la mia immagine, lei non lo capirà. E stringimi, e scoprimi, e coprimi, e narrami, e ignorami, e forgiami, favola ottusa, io vivo da sempre. Quasi fossi una mummia, deluso.